Oggi potremmo dire che questa donna non si accontentava di un'ora di culto, voleva di più. Noi non possiamo vivere una vita spirituale a singhiozzi. Non abbiamo bisogno soltanto di stare con Gesù qualche momento della nostra vita. Qual è, in fin dei conti, la cosa che fa la differenza tra un credente mediocre da un credente di qualità? Una semplice cosa, una cameretta, una stanza preparata fa la differenza. E noi dobbiamo, cari della grazia, costruire nella nostra vita una cameretta, una stanza a Gesù, un posto in Gesù che sia sopra. Perché sopra? Perché Egli così ha il controllo della nostra vita. Egli può gestire, guidare, controllare, governare la nostra vita. Dobbiamo costruire al Signore una stanza nel nostro cuore. Signore, noi ti affidiamo il nostro cuore. Governa la mia vita. Una cosa fa la differenza. Hai affidato il controllo della tua vita al Signore? Se la tua vita è sotto il controllo di Dio, stai sereno. E se tu stai attraversando un momento difficile, fratello, sorella, amico, amica, fai questa stanza, questa cameretta, sopra, in modo che Egli vede ogni cosa, controlla ogni cosa. Non solo una stanza di sopra, ma questa stanza doveva essere in muratura, non una tenda da campeggio. Stabile, non provvisoria. Signore, fermati a casa mia. Gesù desidera un posto, una dimora nella nostra vita, nel tuo cuore. Ma il Signore non deve essere un ospite in casa nostra. Egli deve essere il Signore, colui che ha le chiavi della nostra casa. Abbiamo bisogno di tornare alla preghiera, avere intima comunione con Dio. Non sottovalutare l'importanza, la necessità della preghiera, perché sottovalutandola tu ti esponi al rischio di perdere la grazia di Dio. Un popolo che non prega è destinato a morire. Hai preparato la stanza per Gesù? Costruiamo questa stanza.